Massimo Tossini, responsabile grandi iniziative WISP, racconta Vivicità Run for Palestine, che si è tenuta a Sidone, in Libano, a 40 km a sud di Beirut. È il 14 maggio, siamo allo stadio Rafik Hariri di Saida, dove fra qualche minuto si svolgerà Vivicità Run for Palestine. Nella zona di Saida ci sono alcuni campi palestinesi, il più importante è Ain El Helwe, che accoglie circa 65.000 rifugiati, e praticamente tutti i partecipanti alla manifestazione vengono da questo campo. Attore principale di questa manifestazione è la Fondazione Canafani. Fondazione Canafani, che opera in questo campo da moltissimi anni. Abbiamo aperto con una bella sfilata con tutti i bambini schierati, praticamente sono 160 bambini che fanno 4 squadre da 40 bambini, e insieme bambini, poi anche ragazzi, e insieme copriranno la distanza ideale che va appunto da Saida alla Palestina, che sono circa 64 chilometri. I bambini hanno sfilato in ordine tale che appunto andavano a formare la bandiera palestinese. E, presente alla manifestazione Annie Canafani, presidente dell'attuale Fondazione Canafani, vedova di Ghassan Canafani, un giornalista palestinese ucciso dai servizi segreti israeliani molti anni fa. Si è iniziato appunto con dei discorsi di presentazione della manifestazione, esordito appunto Annie Canafani, che ha raccontato l'importanza anche di questa giornata, che oltretutto è una giornata importante perché permette anche a questi bambini e alle loro famiglie di uscire dai campi profughi e passare una giornata diversa rispetto a quella che è la loro normalità. E poi sono intervenuti anche Carlo Balestri, responsabile delle politiche internazionali della WISP, e anche un rappresentante di Terre des Hommes. E la manifestazione è iniziata appunto con una sfilata, i bambini hanno sfilato tutti quanti insieme con le magliette dei quattro colori che appunto rappresentano la bandiera palestinese, che dividevano anche le quattro squadre che poi hanno partecipato alla staffetta. Sono state anche tante attività di contorno, c'è stata dei danzatori che hanno appunto ballato danze popolari palestinesi, e nel campo da gioco, diciamo, durante l'attesa dei bambini che aspettavano di poter correre, si sono svolti anche giochi sportivi. Ogni bambino faceva un giro di pista portando con sé il testimone della staffetta, che era un ramo di ulivo, e praticamente dopo il giro consegnava questo ramo d'ulivo al bambino che partiva per la seconda frazione. All'arrivo tutti quanti i bambini praticamente passavano sopra un tappeto e col pennarello praticamente prendevano l'impronta delle loro scarpe, così per avere un po' una testimonianza di questo loro camminare verso la loro terra. La corsa si è svolta regolarmente, insomma, per quanto può essere regolare una corsa con dei bambini. E si sono svolte tutte e 40 le frazioni, anche se poi a un certo punto abbiamo cominciato a farne, sono partiti più insieme, non più uno per volta, proprio per un problema anche un po' di tempi. C'è stata una bella festa finale in cui appunto tutti i bambini avevano delle bandiere palestinesi e poi si sono messi tutti in fila per ricevere la meritata medaglia della corsa, della loro partecipazione. Alla fine, diciamo,
nonostante questa bella festa, insomma, tutto è stato pure un po' oscurato, diciamo, dalle notizie che contemporaneamente arrivavano da Gaza, perché proprio in contemporanea con questa nostra manifestazione arrivavano le notizie da Gaza che appunto parlavano di tanti morti e tanti feriti e hanno colpito un po' tutti i partecipanti, perché molti di loro hanno anche dei parenti che vivono in quella zona.